Ciao a tutte e benvenute al nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di tagli di capelli, in particolare di tagli di capelli over 50 e di tutta una serie di piccoli errori che possiamo commettere quando decidiamo delle sorti dei nostri capelli e che rischiano purtroppo di invecchiarci e di aggiungere anni, anche se abbiamo mantenuto un aspetto giovanile. I capelli infatti per noi donne, soprattutto anche un po' per gli uomini, ma soprattutto per noi donne, sono quel singolo elemento che più di qualsiasi altro, più del trucco, più dell'abbigliamento, ha la capacità di influenzare potentemente il nostro aspetto fisico e sono estremamente importanti soprattutto quando l'età avanza, perché sono capaci, se ben sfruttati, di compensare tutta una serie di piccoli cedimenti, di nascondere magari quella rughetta, quella zampa di gallina che ci dà tanto fastidio, e soprattutto anche di contrastare la forza di gravità che, ahimè, non ha sempre un effetto positivo sui nostri lineamenti. E il primo errore di questo tipo è quello di mantenere a oltranza i capelli molto lunghi e soprattutto senza forma e senza volume. Questo è un errore che fino a qualche anno fa un pochino ho commesso anch'io. Non ho mai avuto i capelli extra lunghi, ma li avevo molto voluminosi. I miei poi tendono a gonfiarsi con l'umidità, sono diciamo mossi, non ricci, e per cui il mix di questi due elementi, anche se io ero dotata di ottimi strumenti che mi permettevano comunque di farmi la piega a casa, in qualche modo rischiava di appesantire i miei lineamenti ed invecchiarli, finché un paio di anni fa ho finalmente dato un bel taglio. I miei capelli sono ancora sul medio lungo, come potete vedere, ma ho comunque tagliato via un bel pezzo e da allora sono molto molto più soddisfatta. Questo perché i capelli lunghi tendono a appesantire i nostri lineamenti in quanto sottraggono volume alla capigliatura, persino se li abbiamo mossi o addirittura ricci, perché proprio il peso stesso tende in qualche modo a tirare verso il basso i nostri lineamenti che, ahimè, dopo i 40 e i 50 anni già non sono troppo aiutati dalla forza di gravità. Se poi non aggiungiamo un taglio preciso, ben definito, ecco che una capigliatura eccessivamente lunga e priva di volume e di forma rischia di far apparire il nostro viso meno tonico, i lineamenti meno definiti e in generale di darci un aspetto più invecchiato. Questo non significa naturalmente che dobbiamo rinunciare per forza ai capelli lunghi, anzi io stessa sono una sostenitrice dei capelli medio lunghi o anche lunghi se abbiamo una bella capigliatura. Ho tante amiche che li mantengono lunghi e che stanno assolutamente benissimo con lunghezze che vanno ben oltre la scapola, per cui sono assolutamente una sostenitrice della lunghezza che più vi dona, e non penso che una donna dopo i 45, massimo i 50 anni, debba per forza tagliare le sue chiome. Piuttosto studiamoci bene davanti allo specchio, decidiamo quale può essere la lunghezza ideale per noi e poi rivolgiamoci a un bravo parrucchiere. So che non è tanto facile trovarne uno, ci sono anche quelli molto bravi sul piano tecnico, ma che purtroppo proprio non hanno l'occhio, per cui è davvero difficile a volte farsi anche consigliare bene. Però tante cose possiamo già notarle noi stesse davanti a uno specchio e poi dare direttive precise al parrucchiere per indirizzare anche il suo lavoro. Perciò studiamo una bella pettinatura della lunghezza che più ci piace, più ci valorizza, e poi però ricordiamoci di tagliarli un pochino più spesso, magari di rinunciare alle lunghezze davvero super lunghe a vantaggio di una pettinatura che davvero valorizza i nostri lineamenti e non li appesantisce verso il basso. Un secondo errore, direi quasi opposto a quello dei capelli troppo lunghi e senza forma, è quello di tagliarli troppo corti. In particolare sto pensando a certi pixie cut che ad alcune donne stanno benissimo, ma a molte altre rischiano di far sembrare il viso più severo, di togliere quella morbidezza e quella femminilità, perché il corto risulta eccessivo, magari con tutte quelle puntine piene di gel o di cera per capelli che sparano verso l'alto, che induriscono senz'altro i lineamenti, accentuando così anche purtroppo i segni dell'età. Per cui sia il corto, se avete un viso che si adatta a questa lunghezza, però ecco, studiatelo bene, magari puntate su un corto un pochino più morbido e non eccessivamente rigoroso, se non è il taglio più valorizzato per voi, perché spesso mantenere qualche centimetro di più di capelli ed evitare proprio un taglio corto e rigido aiuta comunque a mantenere un aspetto femminile e anche più giovanile. Un terzo errore è quello di mantenere una pettinatura e in generale i capelli molto molto pettinati e molto rigidi. Le pettinature estremamente formali, magari tirate rigidamente all'indietro, super strutturate, che richiedono una miriade di strumenti e anche di prodotti per essere
realizzate tonnellate di lacca, cera e gel per mantenere il ciuffo, il boccolo nella posizione giusta, rischiano purtroppo molto spesso di invecchiarci. Questo proprio perché questa rigidità aggiunge qualcosa di artificioso al nostro aspetto, è un po' come certi ritocchini un po' troppo evidenti, purtroppo è proprio quasi una dichiarazione del fatto di aver raggiunto una certa età. Per cui sì a pettinature, acconciature ben fatte, a un'ottima piega, ma manteniamo un elemento di morbidezza e magari anche di naturalezza, anche se a volte significa avere quella singola ciocca o quel ciuffetto un pochino fuori posto, perché un minimo, proprio un pizzico di disordine nella nostra pettinatura in qualche modo toglie davvero tanti anni, perché se ci pensiamo è proprio sintomo di giovinezza, perché molte ragazze giovani non si formalizzano troppo sulla loro piega e tendono piuttosto ad avere un aspetto più morbido, più naturale, più rilassato, che sicuramente toglie anni. Andando avanti con gli anni, sicuramente è importante avere una buona piega, non ci si può più permettere di asciugare i capelli all'aria e poi di lasciarli così almeno nel 90% dei casi. Però al tempo stesso è importante non esagerare nella direzione opposta e quindi mantenere un pochino di naturalezza nella propria pettinatura. Un altro errore da non fare è quello di fissarsi con l'idea del capello grigio e poi di non prestargli alcuna attenzione, alcuna cura. Io personalmente non ho niente contro i capelli grigi, sono un tipo autunno dal punto di vista armocromatico, quindi non ho uno di quegli incarnati a cui i capelli grigi starebbero bene, perché tipicamente stanno molto bene alle donne con incarnati freddi, in particolare alla tipica donna inverno di tipo mediterraneo. Io ho una mia amica Anna che adesso ha i capelli grigi da almeno 5 anni, lei li mantiene curatissimi, è un tipo mediterraneo come incarnato e ha dei colori decisamente freddi, è sempre anche molto curata, molto ben truccata e molto ben vestita. Lei è uno dei pochi esempi di donna a cui i capelli grigi stanno veramente bene, però dietro c'è una cura immensa. Adesso non le ho mai chiesto con quale frequenza vada dal parrucchiere, però sono abbastanza certa che almeno ogni 15 giorni lei una seduta dal parrucchiere lo fa e se li fa curare. Cura proprio il grigio, che è sempre luminoso e sempre bellissimo proprio in contrasto con il suo incarnato. Lei poi lo sa esaltare con i colori giusti anche a livello proprio di stile, di abbigliamento, e quindi sta sempre molto molto bene. Però ecco, il grigio non curato è una cosa che purtroppo non funziona. Viceversa, se ben curati e se adatti soprattutto ai vostri colori armocromatici, il grigio può essere un colore estremamente elegante che può essere ulteriormente valorizzato con i colori giusti, per esempio una splendida camicia bianca, altre tonalità di grigi, qualche tocco metallico, bigiotteria o gioielleria argento in colore oro bianco possono stare benissimo con questo tipo di incarnato, senza parlare del make up, per esempio un bel rossetto rosso di solito sta benissimo alle donne che hanno un grigio ben curato. E un ultimo errore da non fare è quello di ostinarsi a indossare un caschetto lungo e molto molto dritto e piatto. Questo è un tipo di taglio di capelli che sta molto bene a molte donne più giovani che magari hanno dei lineamenti molto netti, quasi un pochino affilati, molto decisi, perché può valorizzare ulteriormente magari un bello zigomo oppure una linea qua del mento molto ben definita. Andando avanti con l'età, purtroppo anche i visi più definiti a livello di lineamenti tendono a perdere un pochino di tono e quindi un caschetto di questo tipo estremamente rigido rischia di enfatizzare proprio questa perdita di tono per un discorso di contrasti. Per cui sì ai bob di tutte le lunghezze, ma ricordiamoci che se amiamo il caschetto di qualsiasi lunghezza dovremmo sempre aggiungere un pochino di movimento sia nel ciuffo, adesso vanno molto queste curtain bangs, queste frange un pochino aperte sul davanti, ma può trattarsi anche di una piccola onda o addirittura di un aspetto con boccoli morbidi che può regalare un pochino di movimento e quindi anche di giovinezza all'intera pettinatura e di conseguenza anche a noi. Altrimenti, se l'effetto caschetto è troppo netto, purtroppo enfatizza qualsiasi piccolo o grande segno di stanchezza, qualsiasi rughetta e anche qualsiasi cedimento. Questi sono 5 errori che secondo me è facilissimo evitare, soprattutto se ci studiamo, ci osserviamo bene, che dovrebbe essere sempre il primo step, perché è facile trovare un bravo parrucchiere sul piano tecnico, è molto difficile secondo me trovarne uno che abbia anche l'occhio o che ci consigli, non attraverso il filtro dei suoi personali gusti o di quello che ritiene giusto per una donna sulla cinquantina, ma proprio in base al vero e autentico buon gusto e al senso
senso dello stile, delle proporzioni e di tanto altro. Perciò ecco, prendiamoci cura dei nostri capelli e se possibile naturalmente evitiamo questi errorini, ma sempre con la massima libertà, perché alla fine il viso è il nostro, i capelli sono i nostri e dobbiamo vederci bene noi e vivere anche in modo abbastanza pratico. Anche la praticità ha la sua importanza a qualsiasi età. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così qua sopra ve ne lascio subito altri due da guardare. Naturalmente iscrivetevi al canale, accendete anche la campanella per non perdervi i video futuri e ci vediamo prestissimo per un altro video.